Ogni volta che premi un tasto, deve succedere qualcosa. È così che gira il mondo, giusto? Beh, non esattamente. Il mondo è pieno di tasti che in realtà non servono a niente. Stanno lì solo per darti l'impressione che facciano qualcosa. Non si tratta solo dei tasti. Esistono cose di ogni genere che in realtà non servono a nessuno scopo. 1. Tasti per l'attraversamento pedonale. Se vivi in una grande città, probabilmente hai visto spesso questi bottoni messi sui semafori, con scritto premere per attraversare o qualcosa del genere. Non so tu, ma da parte mia lo premo sempre diligentemente, anche se non mi sembra proprio che faccia il suo dovere. È solo una mia impressione? La verità è che le autorità molto spesso spengono di proposito la funzionalità di questi tasti per i semafori pedonali. A New York, per esempio, ce ne sono circa 1000, ma di solito soltanto 100 funzionano davvero una volta premuti. Tutti gli altri stanno lì per bellezza. Li si chiama a volte tasti placebo, perché ti danno solo l'illusione di servire a qualcosa. Premi il tasto, ti aspetti che funzioni e che faccia ciò a cui serve, malgrado un semaforo funzioni in automatico. Questi tasti hanno comunque grande importanza psicologica. Ci si sente meglio se almeno si prova a far qualcosa. Quando premi il tasto per attraversare la strada, sai già che a breve il tuo semaforo pedonale scatterà sul verde. Altrimenti chi lo sa, forse resterà rosso per l'eternità. Ad ogni modo, questi tasti possono anche funzionare, ma nessuno sa quali siano attivi e quali no. Perciò non farti problemi e premilo comunque. Sempre meglio che restar lì impalati ad aspettare. Ma perché li disattivano? Ti starai chiedendo. Beh, perché il sistema dei semafori nelle città, specialmente quelle molto grandi, è estremamente complesso. Quando guidi, a volte ti accorgi di aver beccato una sorta di onda verde e tutti i semafori davanti a te ti fanno proseguire. Succede quando rispetti il limite di velocità e non trovi ostacoli sul tuo percorso, ad esempio traffico o incroci non regolati. Se aggiungiamo però al quadro anche il tasto per i pedoni, il tuo semaforo può diventare rosso all'improvviso e interrompere la tua onda verde. Per non interferire con l'intera rete dei semafori, quindi, le autorità di controllo disattivano quei tasti trasformandoli in placebo. 2. Tasti per la chiusura delle porte in ascensore. Se per esempio abiti al 15° piano di un grande palazzo e hai fretta di rientrare a casa perché, hai la vescica che esplode, diciamo, forse sarai disposto anche a correre per le scale. Se però decidi di aspettare l'ascensore, quello che farai sarà premere il tasto di chiusura porte più e più volte. Le porte però sembrano chiudersi quando pare a loro. Mi spiace deluderti, quel tasto non funziona sempre allo stesso modo. In certi posti, come gli Stati Uniti, quei tasti non funzionano affatto. Le porte dell'ascensore rimarranno aperte per tutto il tempo necessario, non importa quanto a lungo o con quanta forza si prema quel tasto. Il motivo si trova nella legislazione, addirittura. Una legge del 1990, per proteggere le persone disabili, sentenzia che le porte degli ascensori devono restare aperte abbastanza a lungo per facilitare chi è invalido, magari in sedia a rotelle o sulle stampelle, a entrare senza problemi. Soltanto gli operatori d'emergenza conoscono i codici per la chiusura delle porte. E a parte loro nessuno farà chiuderle più rapidamente del dovuto. Mi sa che fai meglio a fare le scale, in effetti. Chi non vive negli Stati Uniti, invece, ha più possibilità di trovarsi in ascensori col tasto di chiusura porte funzionante. In molti paesi le leggi in materia sono molto meno severe, perciò spesso si trovano ascensori le cui porte si chiudono davvero appena premuto il bottone. Come bonus aggiuntivo, se premi il tasto di apertura porte subito dopo, la chiusura si interrompe e le porte si riapriranno. Ah, le meraviglie della tecnologia. 3. Il termostato nelle stanze d'hotel o in ufficio. Se lavori in ufficio, sai bene di cosa parlo. Il termostato in ufficio è una necessità, non un privilegio. Certe volte si aprono vere e proprie battaglie tra chi vuole mantenere la stanza fredda e quelli che invece la vogliono tipo sauna. Da che parte stai a proposito? Raccontamelo nei commenti. La verità però è molto più subdola, diciamo. Molti edifici, in effetti, hanno il riscaldamento centralizzato, con ventilazione e sistemi ad aria condizionata, detti HVAC. Questi sistemi centralizzati però ti impediscono di poter davvero regolarli con successo dall'esterno. Esistono in effetti due tipi di termostati regolabili. Uno è un puro placebo, mentre l'altro lo è solo parzialmente. Il placebo totale dice tutto già dal nome. Qualunque cosa ti mostri sullo schermo digitale è falsa. Puoi premere tutti i tasti che vuoi, ma benché i numeri sul display cambino, la temperatura nella stanza resterà la stessa di prima. I termostati di tipo placebo parziale, invece, sono un pochino diversi. Puoi effettivamente abbassare o alzare la temperatura di un paio di gradi al massimo.
Se premi il tasto per abbassare la temperatura della stanza da, diciamo, 22 gradi Celsius e sul display la vedi precipitare a 16 gradi, allora non avere dubbi. In realtà la temperatura è scesa a circa 21 gradi Celsius. Sentirai le ventole al lavoro e tutti i macchinari del sistema di ventilazione che si mettono in moto. Tra questo e l'effettivo piccolo calo di temperatura, ti sembrerà di aver davvero cambiato le cose. L'effetto placebo consiste nel credere di aver davvero modificato le cose, tanto che il tuo organismo reagirà come se fosse vero. La stessa cosa succede in molte stanze d'hotel. Se la tua stanza è dotata di termostato, sicuramente avrai la sensazione che funzioni davvero, anche se molto spesso la temperatura in stanza resterà identica, qualsiasi cosa tu faccia. 4. L'indicatore di progresso. Ogni volta che scarichi qualche file da internet o installi una nuova app sul tuo telefonino, vedrai un indicatore che ti informa di quanto tempo rimane alla fine del processo. Hai mai notato che quando arriva al 99% sembra restarci per l'eternità? E in effetti è proprio così. Quegli indicatori sono a dir poco inaccurati. Uno dei suoi ideatori, Brad A. Myers, ha detto che lo scopo dell'indicatore non è mai stato quello di indicare con precisione l'avanzamento. Il suo scopo era, e resta, illudere l'utente. Gli utenti, peraltro, non sembrano infastiditi dalla cosa. Secondo i test condotti da Myers e il suo team, gli utenti non danno importanza a ciò che mostra l'indicatore. Preferiscono avere comunque qualcosa su cui basarsi, vero o falso che sia. Se sullo schermo non apparisse nulla, gli utenti avrebbero la sensazione che qualcosa stia andando storto col loro download. A dire il vero è così. Io inizierei a premere tasti a casaccio se vedessi lo schermo vuoto. 5. Il contacalorie sul tapis roulant. Che bella sensazione quando corri sul tapis roulant e vedi in tempo reale tutte le calorie che stai bruciando. Peccato che quel numeretto sul display sia lontano dalla realtà. Certamente quando corri bruci calorie, ma la quantità precisa dipende da tantissimi fattori, come il tuo peso, il tuo stato di forma generale e la tua percentuale di grasso corporeo. Perciò anche quello che vedi sul display è un placebo, spiacente. In questo caso è comunque utile, va detto. Il contacalorie ti mostra una stima più o meno accurata delle calorie che staresti bruciando se tu fossi, diciamo, non sovrappeso. Quel contatore è in ogni caso messo lì per rassicurarti di star facendo tutto nel modo giusto. Lo svantaggio è che anche nel caso tu non faccia tutto nel modo giusto, non potrai mai saperlo su quel tapis roulant. Ecco perché è bene non affidarsi soltanto a ciò che ti dice la macchina. Affidati piuttosto a un personal trainer. 6. Errori nascosti. Qui non ti parlerò tanto dell'illusione del controllo, quanto del mantenere la calma. Ogni volta che ti appare un messaggio di errore sullo smartphone o sul PC, non ti viene una gran rabbia? A me sì. Beh, moltissime aziende hanno trovato un rimedio a questo contrattempo. Per esempio, se hai attivato qualche app che ha opzioni di personalizzazione e poi succede qualche errore, tu non te ne accorgerai nemmeno. Vedrai invece una lista delle opzioni più raccomandate, che probabilmente faranno anche al caso tuo. Tutto è cominciato negli anni 60, quando il sistema telefonico 1ESS venne inventato negli Stati Uniti. Ogni volta che una chiamata non partiva, il sistema teneva nascosto l'errore all'utente e reindirizzava la telefonata a un altro numero. A quel punto, qualcuno dall'altra parte rispondeva ed era l'utente a scusarsi per aver sbagliato numero. In questo modo almeno evitava di arrabbiarsi per il malfunzionamento del sistema. E così ora ne sai di più. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.